Comune Giovanni Lava, del gruppo consigliare lista civica Movimento Democratico per Crolegno, in merito a osservatorio epidemiologico a Savonera. Prego, consigliere Lava. Grazie. Considerato che a seguito dell'approvazione del progetto della centrale termoelettrica Torino Nord, la Giunta Comunale con propria deliberazione numero 65 del marzo 2007 si proponeva la costituzione di un osservatorio epidemiologico sulla popolazione della borgata Savonera, finalizzato a monitorare gli effetti esercitati sulla salute degli abitanti dalla centrale e dalle criticità ambientali prodotte dagli impianti ed infrastrutture della zona. La campagna di monitoraggio ad opera dell'ARPA Piemonte è iniziata il 1 dicembre 2010 e si è conclusa il 25 ottobre 2012. Il sottoscritto interroga il sindaco per sapere quali sono stati i risultati del monitoraggio, quando e quali azioni l'amministrazione intende attivare per rendere pubblici i risultati e discuterli con la popolazione di Savonera. Grazie. Allora, dovrebbe rispondere l'assessore Martina, però ho avuto comunicazione che l'assessore è a letto con la febbre, per cui risponde in sua vece il vice sindaco assessore Zurlo. Prego, assessore. Grazie. In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che ARPA Piemonte elaborerà entro il 31 maggio lo studio delle sorgenti di inquinamento atmosferico nel territorio circostante la centrale termoelettrica Torino Nord, per il quale i monitoraggi effettuati in via Boves, impiegando il laboratorio mobile, sono stati funzionali. Gli esiti delle singole campagne di monitoraggio sono già stati inviati al comitato di quartiere, mentre sarà previsto, alla conclusione di quanto sopra, un incontro pubblico durante il quale i tecnici ARPA saranno chiamati ad esporre i risultati ottenuti. Grazie. Prego, consigliere Lava. Grazie. Ma mi fa piacere che i risultati parziali sono stati già comunicati al comitato di quartiere. Quello che però mi stupisce un po' è il fatto che si comunicano al comitato di quartiere e non si comunicano ai consiglieri comunali. Io credo che la questione appartenga anche a quelli che possono essere gli interessi di conoscenza degli stessi consiglieri comunali. Quindi inviterei a magari metterli sul sito in modo che ognuno di noi possa verificare che cosa è stato fatto e poi comunque quando saranno conclusi a maggio di averne conoscenza. Grazie. Io credo che questa richiesta possa essere benissimo accolta, perché interessa un po' tutti. Adesso passiamo all'ultima interrogazione.